tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 157esimo episodio per la nostra videoguida dedicata a Final Fantasy XV. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale, così da supportare queste e tante altre serie videoguide presenti e future sul nostro canale YouTube Mastro Titto. In questo video vi mostro quanto è semplice ottenere lo yacht regale così da poter navigare dall'attracco del faro di Capocaim, laddove ci troviamo adesso, fino al molo di Galdin, volendo fino ad Altissia. Così facendo chiaramente avremo modo di svolgere tante attività secondarie come le fotografie ed alcune pesche, e allo stesso modo poi, facendo capolino da Westcam al ristorante Magu che si trova all'interno di Altissia, potremo anche recuperare un'attività secondaria, grazie alla quale avvistare Bismarck, il dio del mare. Per cui anche in questo nostro 157esimo episodio c'è tantissimo da fare. Per cui, direttamente qui al faro di Capocaim siamo scesi tramite il faro all'attracco e quindi direttamente qui sul molo, sul pontile, scegliamo la voce yacht regale. Sullo yacht in mare puoi anche pescare, fare foto e riposare. Quando vuoi ripartire prendi posto sul sedile del capitano. Per cui ragazzi, semplicissimo. Di qui si apre un piccolo menu dove c'è scritto navigazione manuale, torna all'attracco, quindi una sorta di viaggio rapido con tre destinazioni, quindi il faro di Capocaim, il molo di Galdin ed Altissia. Negozio per comprare eventualmente qualche esca e un po' di lenza se dovessero mancare. E poi semplicemente menu principale, per cui navigazione manuale. Si guida esattamente come se fosse la regalia Type D. Quindi con R2 avanziamo, con L2 freniamo e ci fermiamo e poi eventualmente con X gettiamo l'ancora. Quest'ultima funzione serve semplicemente per entrare con Noctis all'interno dello yacht e potersi spostare direttamente su quello che è la nostra imbarcazione. Questo sia per andare a prua per poter pescare, quindi sulla punta della barca davanti, oppure per riposare ai divanetti, così facendo potremo anche decidere in quale orario del giorno risvegliarci, se magari all'alba, a mezzogiorno, al tramonto o a mezzanotte. Considerando che di giorno e di notte e i tipi di pesci che possiamo pescare cambiano molto di tipologia e specie. Con lo yacht puoi fermarti quando vuoi, magari per pescare, per vedere dove si concentrano i pesci, guarda la minimappa durante la navigazione, quindi quel piccolo radar in alto a destra. E di qui siamo totalmente in mare aperto, infatti anche aprendo la mappa con il touchpad, vediamo che la zona è piuttosto ampia, anche se non tutta perfettamente esplorabile. Considerate che possiamo rimanere in mare aperto e poi eventualmente raggiungere direttamente Altissia oppure il molo di Galdin, però più che tanto poi non è che ci si può spostare. Quindi, come primissimo obiettivo, ho quello di mostrarvi i vari punti dove possiamo fare delle fotografie e la primissima è già qui, ovvero appena usciti direttamente dal faro di Capocaim. Ogni volta accontenteremo questo grandissimo rompiscatole di prompto, che è più logorroico di me, ed andremo a fare tutte le varie foto. Chance fotografica, Kaim. Fai una foto nel punto indicato. Come vedete inoltre sul radar appare anche una macchiettina verde, ovvero vuol dire che c'è una leggera presenza di pesce che possiamo pescare, ed lì sarebbe sufficiente andarci sopra con lo yacht, poi fare X e quindi selezionare l'iconcina della pesca alla prua dell'imbarcazione. Ma siccome non ci interessa al momento pescare, ce ne andiamo semplicemente alla destinazione della chance fotografica e facciamo questa benedettissima foto. Eccola qui. Direi che è abbastanza originale e anche piuttosto carina, ben fatta, e quindi ce la salviamo. Benissimo, se non ricordo male, un'altra foto che è possibile andare a scattare si trova nei pressi del vulcano Ravatog. Ecco. Chance fotografica, il camino. Anche in questo caso dobbiamo raggiungere il punto indicato e poi la foto si scatterà in automatico. Se non ricordo male, per ottenere la terza fotografia dovremmo dirigerci nei pressi di Altissia, per cui il viaggio è piuttosto lungo, ma comunque ce lo godiamo tutto.
chance fotografica la porta sull'acqua. Anche la terza foto è stata scattata e per la quarta, sempre se non ricordo male, dovremo dirigerci nei pressi dell'isola di Angelgard, per cui totalmente dall'altra parte di dove si trova Altissia. Nel qual caso abbiate delle difficoltà nell'orientarvi, vi apro anche la mappa per darvi una mano, e grosso modo l'isola di Angelgard è esattamente questa, quindi quella che si trova nei pressi, leggermente a sud-est, rispetto al molo di Galdin. Non ricordo perfettamente se qui si può scattare una fotografia, però ricordo che c'è qualcosa di particolare che comunque sia voglio mostrarvi. Appena riusciamo ad aggirare questa isoletta, eccola lì. Eccolo qui, ok, c'era anche la foto, mi ricordavo bene. Ed in realtà, come vi dicevo poco fa, avviene anche qualcosa di molto particolare se ci avviciniamo troppo a quest'isola. E questo è quanto, per cui ultima destinazione Molo di Galdin. Qui volendo possiamo anche mettere un segnalino se può esserci d'aiuto magari, oppure semplicemente selezionare come attracco direttamente il molo, però siamo piuttosto vicini, quindi basta puntare sempre avanti e grosso modo siamo arrivati. Chance fotografica, da perla. Quindi ovviamente a due passi dal Molo di Galdin. Ed anche questa è fatta, per cui adesso non ci resta altro che andare con un viaggio rapido direttamente ad Altissia e quindi attivare la missione secondaria riguardante il dio del mare. Per far presto buttiamo l'ancora con X, o per meglio dire gettiamo l'ancora, e riselezioniamo il viaggio e questa volta facciamo turno all'attracco, andando a scegliere direttamente Altissia. Ed eccola qui la missione secondaria, veramente di fronte a Wescam. Bismarck. アコルドで信仰される、もう一つの水神だよ。翼神のような本当の神様じゃないけどな。放流を招くと言って、漁師たちが慕っている生き物だ。放流？あ、そいつ、どんなやつなんだ。おや、気になるかい？だったら会いに行くといい。海に出て、鳥の集まる場所を探すんだ。運が良ければ、そこで奴と会えるだろう。 Il dio del mare, avvicinatevi a uno stormo di gabbiani. Al che, attivata anche questa missione, semplicemente ce ne torniamo allo yacht e poi, uscendo in maniera manuale da Altissia, proseguiamo sempre in avanti così da raggiungere la zona dove vedremo per l'appunto uno stormo di gabbiani. In realtà, volendo, possiamo anche aprire la mappa e notare come la zona riguardante Bismarck è davvero molto molto estesa.
Se non ricordo male, uno stormo dovrebbe essere orientativamente qui sotto. Eccolo lì, perfetto. Adesso vi riapro anche la mappa, così vediamo per bene esattamente dove si trova, così posso darvi il massimo aiuto anche nel posizionamento di questo obiettivo, o comunque sia nel rilevare dove si trova, insomma. Allora, lo stormo è esattamente qui, e lui qui ovviamente non c'è. Però intanto dalla mappa, appena ce lo fa fare, perfetto, lo stormo si trova esattamente qui, in questa zona qui. Oh, e qui si vede un altro stormo di gabbiani. Non ho fatto in tempo ad aprire la mappa, ma vi assicuro ragazzi che è piuttosto vicino al primo stormo. Si trova comunque lì in zona vicino all'isolotto grande sulla destra. Se poi successivamente a questo filmato avremo modo di poter interagire con la mappa, vi faccio vedere di preciso dove si trova. E comunque sia lui. E questo ragazzi è Bismarck. Di qui direi anche di potergli fare qualche foto. Sarebbe decisamente opportuno sfruttare l'occasione. Per cui foto e R1. Missione compiuta, il dio del mare. Benissimo, di qui possiamo anche aprire la mappa, così vi faccio vedere che lui si trova esattamente qui. Quindi diciamo leggermente a sud-ovest, quindi in basso a sinistra, rispetto a questo isolotto che si affaccia proprio di fronte all'uscita di Altissia. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 157esimo episodio della nostra videoguida dedicata a Final Fantasy XV e in maniera ancora più particolare alla Royal Edition, è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!